La patata, carburante delle civiltà. La patata ha incontrato l'uomo forse più di 13.000 anni fa, nel Cile meridionale. Si trattava forse di Solanum maglia e non si può certo dire che fosse domesticata. Non si sa quale sia stata la specie selvatica da cui la patata dei giorni nostri si è originata. Le patate selvatiche sono velenose per gli stessi composti chimici che rendono velenosa la bella donna imparentata con la patata. Anche le patate consumate oggi probabilmente non sarebbero autorizzate dalle agenzie di sicurezza alimentare a causa della concentrazione di sostanze tossiche. Il nome italiano della specie deriva dalla lingua azteca potatl e dal nome quechua, papa. La sottospecie oggi più coltivata, il Solanum tuberosum tuberosum, è indigena dell'arcipelago cileno di Chiloé, regione dove si trovano ancora molte specie semiselvatiche. In Perù, vicino al lago Titicaca, nella caverna delle Tre Finestre, si sono trovate le più antiche evidenze di domesticazione. Troviamo la patata coltivata circa 4.000 anni fa, sulle Ande, dove la patata veniva essiccata e costituiva una risorsa di scorta. In Sud America è più facile spostarsi lungo le vallate, da sud a nord. Le piante trasportate all'improvviso devono crescere in condizioni di lunghezza del giorno diverse rispetto a quelle dove sono state raccolte. Le patate originarie maturavano con giorni brevi e hanno dovuto essere a lungo selezionate per adattarsi a giornate lunghe come quelle europee, per esempio, o del Nord America. Ci sono volute ibridazioni spontanee con specie cilene, colombiane, messicane, avvenute già 8.000 anni fa, oltre che incroci controllati tra varietà diverse. Da allora in poi la patata è sempre stata sul menù dell'umanità. Il suo successo è dovuto all'elevato contenuto in amido, un'importante fonte di energia alimentare. Un ettaro di patata produce fino a 4 volte più calorie di un ettaro di frumento. Inoltre, cresce rapidamente e quasi ovunque. Non sono certo i frutti ad essere preziosi nella patata, anzi, sono immangiabili. Piuttosto è importante il tubero sotterraneo, che determina anche il nome della specie, Solanum tuberosum. E che è anche la principale forma di propagazione di questa specie. Il potere calorico della patata è il propellente di molte civiltà, per esempio quella Inca o quella Tiwanaku, che si sviluppò vicino a Titicaca 1500 anni fa. In queste civiltà, la patata, spesso elevata a divinità, era parte di riti agresti propiziatori, oltre che fonte di coloranti. Molte specie selvatiche sono utili donatrici di resistenze a malattie per le specie coltivate. Purtroppo sono anche molto velenose e nei millenni si sono messi a punto modi per rimuovere il problema. Il ciugno è un antico processo di congelamento e disseccamento per rimuovere gli alcaloidi nocivi che si usava nelle fredde valli andine. Oggi, inoltre, sappiamo che occorre cuocere il tubero per renderne digeribile l'amido. La patata è arrivata in Europa come conseguenza del traffico di specie esotiche, dopo Colombo, il cosiddetto scambio colombiano. Le illustrazioni della fine del 1500 di Guaman Poma de Ayala descrivono gli usi agricoli degli Inca e presto sarebbero stati imitati anche in Europa. La medicina dell'epoca era influenzata dalla dottrina della segnatura, in base alla quale, per esempio, le noci, che assomigliano ad un cervello, venivano prescritte per il mal di testa. Tempi duri per la patata, che assomiglia alle deformazioni inflitte dalla lebbra ed è stata a lungo considerata una pianta disgustosa, complice il fatto che la Bibbia non ne fa cenno. Inoltre, la patata esposta alla luce si arricchisce di solanina, che è tossica, contribuendo alla brutta fama del tubero. La patata venne così ignorata in Asia e in tutta l'area islamica. Per un paio di secoli la patata poteva essere trovata solo nei giardini botanici.
Nel 1700 si cominciò a capire che c'era del buono in quel tubero. Il farmacista e agronomo francese Parmentier convinse Re Luigi XVI a imporre la coltivazione della patata. Nel 1789 pubblicò un trattato sulla coltivazione ed usi gastronomici del tubero. Inoltre fu un antesignano della psicologia inversa, fece proteggere i suoi campi e scorte di tuberi da guardie armate che però avevano l'ordine di distrarsi di notte per far sì che la plebe, convinta che si trattasse di chissà quale raffinata rarità per ricchi, rubasse i semi di patata e ne diffondesse così l'uso. Anche la regina Maria Antonietta nobilitò la patata, introducendone i fiori nelle sue complesse acconciature. E fu subito moda. Ancora una volta, tra il 1700 e la fine del 1800, la patata è protagonista della crescita demografica, questa volta dell'Europa. Insieme alla diffusione del mais nell'Europa del Sud e alla eliminazione della rotazione triennale. La patata è diventata il pane dei poveri per molte culture. Immortalata anche dai grandi maestri come Van Gogh. In Gran Bretagna ha fornito calorie alla rivoluzione industriale, tanto che il marxista Friedrich Engels dichiarò che la patata era come l'acciaio per il suo ruolo storicamente rivoluzionario. E poi arrivò la malattia della pianta causata dal fungo Phytophthora, che divampò nelle coltivazioni di patata europee, soprattutto in Irlanda, completamente sprovviste di difese. Si trattò di un mix letale di una patologia sconosciuta proveniente dal Messico e della inazione del governo inglese. In breve, i raccolti di tutta l'Irlanda furono distrutti, la conseguenza fu la carestia e la massiccia emigrazione irlandese verso gli Stati Uniti nella seconda metà del 1800. La successiva storia genetica della patata è conseguenza del miglioramento per ottenere varietà resistenti. Una di queste, la Russet Burbank, è ancora la varietà più coltivata in America. Gli antenati della Russet arrivavano dal Cile e i loro geni erano stati introdotti in piani di miglioramento da Luther Burbank. Esistono circa 200 specie e sottospecie selvatiche che possono essere incrociate con le varietà coltivate e che conferiscono importanti caratteri di resistenza. La complicata storia delle origini della patata ha portato ad avere più di 3.000 varietà solo nella regione andina, per un totale di circa 5.000 varietà di patata nel mondo. La patata può propagarsi sia per seme che per via sessuata, questo riduce molto la variabilità genetica delle patate in commercio. Per aumentare la variabilità si usano negli incroci varietà selvatiche. La specie più coltivata ha 48 cromosomi, ma ci sono specie di patata con 24, 36 cromosomi, diploidi, triploidi e addirittura pentaploidi con 60 cromosomi. Questo complica non poco il suo miglioramento genetico, che è ora facilitato dalla disponibilità della sequenza di tutto il genoma, completato nel 2022 e che contiene circa 850 milioni di nucleotidi. La biotecnologia è stata applicata con successo alla patata e sono state ottenute, fin dagli anni 90 del XX secolo, varietà resistenti alla dorifora, o tuberi che accumulano quasi solo amilopectina, uno zucchero molto più utile dell'amido per l'industria. È in commercio anche una patata che non imbrunisce col tempo e che produce meno acrilamide, tossica durante la frittura. Il futuro della patata potrebbe essere spaziale. Da marzo 2016, infatti, la NASA, insieme all'International Potato Center peruviano, condurrà degli esperimenti per capire se le patate potranno essere coltivate su Marte, come in un film di fantascienza.